Durante i miei anni nelle varie diocesi, mi diede fastidio una volta in una processione del Corpus Domini in una di queste città da me servite, l'atteggiamento quasi di disprezzo, di noncuranza con cui un gruppo di uomini, noi passavamo pregando e loro sbeffeggiavano fumando, proprio quasi in segno di sfida. Ma dobbiamo accettare anche questo. Ma noi abbiamo questa certezza unica, che bello, ma che responsabilità. Corpo di Cristo è il nostro corpo, corpo di Cristo. Allora come dobbiamo onorare questo tempio che accoglie il santo mistero del corpo e sangue di Cristo? Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore, ma con una vita che è fedeltà, che rispetta, onora, adora il santo mistero. E facciamo nostra la preghiera con cui ci siamo preparati all'ascolto della parola di Dio. Dio fedele che nutri il tuo popolo, ravviva in noi il desiderio di te. Fa che, sostenuti, sorretti, aiutati, rafforzati dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, compiamo il viaggio della nostra vita fino alla fine. Fino ad entrare nella pienezza del dono che fin da ora possediamo. Chi mangia le mie carni e beve il mio sangue ha la mia vita, vita senza fine, vita di gloria, vita che è comunione perfetta di quella imperfetta che abbiamo condiviso nel tempo del pellegrinaggio, ma che diventa perfetta perché nel tempo, nell'arrivo alla patria definitiva.